Dunque, guardi, io vorrei dire questo. Allora, vorrei innanzitutto ribadire una considerazione che è stata fatta anche all'inizio, che mi sembra molto importante, cioè che occorre, quando si gestisce questa materia complessa in città appunto complesse come Roma, avere una programmazione a breve, medio e lungo termine. Sì. E questo noi in 3 mesi lo abbiamo fatto con il nostro piano. Il nostro piano si articola, un piano approvato, tra l'altro dopo 3 mesi, quindi in sostanza nel mese di aprile, noi l'abbiamo approvato il 30 marzo anzi, e abbiamo approvato un piano che prevede 3 livelli, cioè prevede la riduzione della produzione dei rifiuti, quindi un forte impegno per calare la produzione dei rifiuti, perché oggi a Roma si producono troppi rifiuti, poi un'estensione della raccolta porta a porta, e questo direi che è centrale, perché Roma parte dal 44% e vuole arrivare al 70% entro il 2021. Certo, vogliamo arrivare al 70%, ma giustamente l'esempio di Milano ci dimostra come questo è possibile, perché noi abbiamo seguito allora l'esperienza di Milano guidata da Walter Ganappini, e fu proprio quell'esperienza che attraverso i temedim, attraverso il porta a porta esteso alla città, raggiunse in pochissimo tempo una raccolta differenziata essenziale, che è quella che sottrae i rifiuti allo smaltimento. Però, assessore, il tempo... Però volevo solo dire questo, che comunque non è vero che noi abbiamo detto che non abbiamo bisogno di impianti. Noi abbiamo messo nel nostro piano 3 impianti, e questo l'assessore Boschini lo sa benissimo, che sono 3 impianti per la gestione dell'organico, per trattare almeno, cioè da 120.000 a 200.000 tonnellate di organico, e noi partiamo subito, abbiamo già individuati i siti, e quindi non noi li volete rendere ancora noti? Perché la sindaca ieri sera non ha voluto dire dove sono i siti? Perché stiamo facendo lo studio di fattibilità e siamo persone ovviamente serie, corrette, quindi fino a che non abbiamo completato lo studio di fattibilità non le indichiamo. Che tipo di impianti però saranno? Sono impianti di trattamento aerobico per il materiale organico, lei sa che la grossa componente appunto di la presenza appunto di organico nei rifiuti di Roma è molto significativa, ma devo anche dire che noi in tempi brevissimi abbiamo fatto il piano, e questo è fondamentale, perché come si diceva, solo se abbiamo una pianificazione e se la metteremo in campo passo passo come stiamo facendo. Però ci vogliono anni, assessora, questa è l'obiezione che le viene mossa. Infatti abbiamo la transizione. Nella transizione quello che noi diciamo è che constatiamo che la regione non è in grado oggi, per una mancata programmazione del passato, ovviamente sto parlando, non è in grado di rispondere al fabbisogno appunto attuale di tutto il Lazio. E quindi per rispondere a questo fabbisogno occorre, a mio avviso, assolutamente cercare di utilizzare tutti gli sbocchi possibili che oggi sono ancora nella capienza del Lazio, e poi naturalmente estendere appunto questa possibilità attraverso quello stratagemma che il professore indicava per Roma, che è quello che noi stiamo già facendo. Quindi noi abbiamo un quadro molto chiaro che ci dice appunto sia nelle prossime settimane che nei mesi e negli anni a venire che la situazione tornerà alla normalità. Era l'assessora Montanari che ha cercato anche di rassicurare chi ci sta ascoltando.